Ho voluto fortemente questo libro per ripercorrere e poter dare testimonianza della vita straordinaria di padre Giuseppe Ambrosoli, 32 anni in Africa, con grandissimi sacrifici attraverso enormi tribolazioni, avviando e sviluppando un ospedale che lascia la sua morte con più di 300 posti letto e una scuola specialistica per le donne perché diventassero ostetriche e contribuissero alla diminuzione del tasso di mortalità materna neonatale in Nord Uganda e potessero avere un futuro e un'occupazione. Padre Giuseppe muore in circostanze drammatiche nel 1987 in seguito all'evacuazione forzata del suo ospedale, quello che aveva, a cui aveva dedicato tutta la vita per i più poveri, per i più bisognosi, proprio perché rinuncia a tornare in Italia nell'immediato, già provato fisicamente e psicologicamente, per poter almeno garantire un futuro alla scuola di ostetricia. Obiettivo, traguardo che raggiunge ma che gli costa la vita. Lui, che era stato medico e che aveva curato tutti per tutta la sua esistenza, muore senza la presenza e la cura di un medico a causa della guerra. L'ospedale dopo 3 anni viene riaperto, viene diretto da un altro medico combognano, padre Gidio Tocalli, e continua la sua storia erogando ininterrottamente cure per i più deboli. La fondazione nasce proprio per perpetuare la memoria di padre Giuseppe Ambrosoli e per dare continuità a quest'opera che è fondamentale, perché l'ospedale a lui intitolato a Calongo oggi, che cura circa 50.000 persone l'anno, è l'unico presidio sanitario di un'area molto vasta, un'area popolata da circa mezzo milione di persone. Accanto all'ospedale c'è la scuola di ostetricia che dall'inizio, dalla fondazione da parte di padre Giuseppe, ha potuto garantire il diploma a più di 1.300 ragazze che sono diventate ostetriche, qualificate e che hanno garantito a loro volta cure in una delle aree più povere del mondo. L'ospedale di Calongo oggi è una struttura di frontiera, un avamposto di salute che ha grandissime necessità, prima di tutto di fondi, per poter andare avanti e per poter erogare cure di qualità. Ha bisogno di medici, di competenze mediche che possano supportare le competenze locali, ma l'obiettivo della fondazione è di far sì che sempre di più questo ospedale, che il cui impiegati sono al 98% ugandesi, quindi del paese, possa avere un futuro autonomo e sempre maggiormente sostenibile. La passione per l'Africa, la passione per un paese sofferente terribilmente, qual è stato l'Uganda, qual è ancora il Nord Uganda, dove effettivamente la difesa della vita è la priorità assoluta, e credo che Ambrosoli ci indica la necessità di questo. Va fatto con una dedizione, con una esemplarità poco mediatica, e forse proprio per questo ancora più credibile, ancora più vera.